ancora in questo avvicendarsi questo pomeriggio per i 40 anni di FIAIP. C'è il sottosegretario alla giustizia Cosimo Ferri, credo che ci ha raggiunti. Vediamo, eccolo qui, che arriva anche lui. Eccoti. Bene. Ciao Cosimo, grazie, grazie. Anch'io un saluto e un augurio per questi 40 anni e grazie all'amico Righi e a tutti voi, a tutti gli associati, anche come diceva prima il vicepresidente del Senato, per il contributo che avete dato di professionalità nel corso dell'iter parlamentare sulla riforma dell'articolo 348 del codice penale. È ferma la Camera, come si diceva, deve riprendere, perché la parola professionalità che avete anche nella sigla della vostra associazione è fondamentale. Solo con la professionalità si garantisce una leale concorrenza nel mercato, e che è un bene che dobbiamo tutelare, e lo dico anche per la mia esperienza da magistrato, è l'unico modo per prevenire il contenzioso. Oggi dove funziona la rete degli agenti immobiliari, dove si trova la professionalità, i tribunali hanno meno contenzioso. Questo è un aspetto che voglio sottolineare e che vi fa un grande onore per il lavoro che avete fatto anche sul tema vostro dell'auto-organizzazione e della professionalità. Perché è chiaro che i cittadini, due parti che non si conoscono e si incontrano, si affidano, due contraenti, a questo terzo soggetto che è fondamentale nel reperire, non solo nel fare incontrare la volontà e stipulare il contratto per quanto riguarda il mercato immobiliare e tutti gli effetti che hanno la compravendita, ma pensate a tutto quello che voi sapete nel preparare un contratto, la documentazione da reperire e tutto quello che ruota intorno anche all'immobile, quindi nel caso di ristrutturazione, nel ricostruire insieme ai geometri e agli avvocati anche la parte, e ai notai, la parte che riguarda poi la stipula del contratto, e quindi vedere l'immobile, se c'ha dei vizi, la storia dell'immobile, come ristrutturarlo, a chi rivolgersi per chiedere i permessi. E quindi il cittadino si affida all'agente immobiliare. L'agente immobiliare oggi ha il ruolo determinante per essere il protagonista nel creare questa rete con tanti altri soggetti e nel far sì che il consenso e che l'accordo tra due parti produca effettivamente gli effetti senza creare contenzioso. Questo è determinante anche per tutta quella fase che deve essere non solo di prevenzione al contenzioso, ma anche alternativa alla giurisdizione. Il mercato immobiliare sta riprendendo, e questo è un segno positivo, così come è quello che poi come governo abbiamo indicato come obiettivo, il recupero delle periferie, dei centri, e quindi un mercato immobiliare che si deve muovere anche legando al recupero di tutte quelle zone che abbiamo, pensiamo ai centri storici, ma tutto quello che stiamo facendo e dobbiamo ancora fare anche di più per quanto riguarda le periferie, e quindi nel far rivivere delle parti delle nostre città fondamentali che possono creare non solo una fetta di mercato, possono garantire una concorrenza, ma nello stesso tempo garantire un diritto all'abitazione e quindi consentire anche ai cittadini di acquistare una casa. Poi c'è il tema delle locazioni. Su quello c'è stato l'esperimento della cedolare secca che va in parte rimosso. Qui c'è anch'io, saluto l'amico presidente di Confedilizia della Fondazione del Centro Studi Corrado Sforza Fogliani, il presidente Spaziani, per il lavoro che si sta facendo. Sulle locazioni invece ho visto che dobbiamo insistere di più, perché la pressione fiscale
incide parecchio e quindi molte volte passa questo slogan che noi non possiamo più permetterci, in difesa non solo della circolarità degli immobili ma anche di un'economia e anche di quel diritto che deve avere il cittadino a entrare in un'abitazione. E quindi per quanto riguarda le locazioni, anche i proprietari molte volte oggi vivono lo slogan meglio sfitto che tutta la burocrazia e la pressione che c'è sui contratti di locazione di immobili. Quindi su questo stiamo facendo alcune misure per abbassare la pressione fiscale, per semplificare e per cercare di fare meno burocrazia, più velocità e anche delle regole, e arrivo anche al campo del Ministero della Giustizia per quanto riguarda i procedimenti di sfratto, regole che garantiscano tutti i diritti ma che non consentano, che non permettano di ingessare il mercato e comunque di far sì che appunto che chi è proprietario non insomma tenga l'appartamento, l'immobile sfitto pur di evitare tutta una serie di passaggi. Quindi questi sono gli obiettivi che abbiamo, così come tutto il ruolo, e vedo anche tanti amici in sala, amministratori di condominio, tutto il ruolo anche del condominio, quello che è stato fatto anche per migliorare la situazione e per cercare di dare delle risposte. Oggi comunque il punto di riferimento siete voi, ciascuno di noi quando cerca un immobile ha come punto di riferimento l'agente immobiliare, e siete un momento importante anche dal punto di vista sociale, proprio perché siete custodi anche delle aspettative, dei sogni, dei desideri di tanti italiani e anche persone non italiane che vivono nel nostro territorio, anche tutto quello che riguarda quindi l'accoglienza e quindi l'integrazione, nel cercare per chi la prima casa, per chi l'immobile come sede lavorativa, per tutto quello che riguarda anche il commercio. Pensiamo poi, quando parlavo anche della locazione, poi chiudo, ma anche del mercato immobiliare, tutto quello che ruota intorno all'immobile, non solo come sede di un'attività industriale o artigianale, ma anche penso ai pubblici esercizi e quindi a un'altra fetta di economia importante nel nostro paese. E voi siete al centro di tutto questo sistema. Quindi io chiudo facendovi gli auguri e lunga vita all'associazione, lunga vita a questo ruolo dell'agente immobiliare che deve essere sempre più forte, perché può essere protagonista di tanti passaggi importanti e di collegamento di quella rete che rende forte il nostro paese e rende in crescita la nostra economia. Grazie e buon pomeriggio. Grazie, grazie. Grazie al sottosegretario Cosimo Ferri. Che peraltro segnalava una cosa già sottolineata prima da Fabrizio Floriani, cioè io poi l'ho vissuta un po' facendo tante cose in questi anni insieme a voi, cioè di come è aumentata la consapevolezza dell'agente immobiliare rispetto al suo ruolo sociale, rispetto al suo valore aggiunto, veniva ben evidenziato prima da Ferri, perché poi chi ha l'impegno per esempio di acquistare, quindi si concretizza un sogno alla propria casa, insomma, certo, si deve affidare nelle mani di un agente immobiliare. Parole importanti quelle del sottosegretario, che però devono anche essere da monito a tutti quei colleghi che non studiano, non fanno aggiornamento, che pensano che l'attività dell'agente immobiliare sia solo mettere in contatto le parti. Il discorso è stato chiaro, è stato quello di portare avanti un percorso formativo come fa la federazione per arrivare a elevare la federazione, perché se vogliamo un ruolo, e mi hanno insegnato che nella vita tutto si paga, se questo ruolo lo vogliamo accrescere è chiaro che dovremo dare tanto alla società e all'economia in questi termini. Allora sì, la questione della formazione poi vale per qualsiasi categoria, diciamo indipendentemente poi dalla percezione che anche le persone hanno del ruolo sociale di quella categoria.